Mister De Bellis, una vittoria che ci voleva dopo la battuta d'arresto col Campobasso che insomma sicuramente vi ha deluso e vi ha amareggiato. Io voglio tornare proprio su quella domenica, avete superato quel momento? Purtroppo sì, l'abbiamo dovuto superare per forza maggiore, insomma settimana non è stata di quelle idilliache, insomma abbiamo avuto qualche contraccolpo, ora ieri abbiamo affrontato una partita difficile, la paura era quella, però devo dire che i ragazzi hanno rialzato subito la testa, abbiamo ottenuto una vittoria importante giocando nella stessa maniera con cui abbiamo giocato contro Campobasso, quindi questo mi fa ben sperare sia per il proseguo del campionato, perché comunque abbiamo l'obbligo di non mollare, sia per se dovessimo essere noi per i playoff nazionali. Ha qualche rammarico per quella partita? Tornando indietro cambierebbe qualcosa nella strategia? No, tatticamente credo che forse da quando alleno è stata una delle partite dove non ci sono state sbavature, al di là del lato gol, perché quello è poi un infortunio del ragazzino peraltro, per cui insomma si sono trovati al posto giusto, al momento giusto, e il nostro giocatore era al posto sbagliato, con la posizione sbagliata, quindi da questo punto di vista non cambierei niente, anche perché poi diciamo il banco di prova è stato l'entusiasmo dei tifosi nonostante la sconfitta a fine partita, quindi significa che comunque la squadra si è comportata bene, siamo stati sfortunati. E adesso con quale spirito guardate al futuro, mister? Guarda, positivo, perché poi il risultato ci ha dato tanta convinzione. Insomma, io avevo qualche paura in più, temevo insomma qualche contraccolpo, anche perché poi abbiamo affrontato una squadra che sul campo loro hanno, anche se venivano da dei risultati negativi, comunque una squadra che si è sempre fatta rispettare, che è il Campo Marino, per cui avevo ora di qualche contraccolpo, però poi in realtà è andato tutto alla grande, per cui questo mi fa ben sperare per il futuro, e poi insomma può girare la fortuna anche al Campobasso.